Eccoci, amici, ben ritrovati ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi cominciamo la collaborazione con la Donner. La Donner ci manda una chitarra elettrica DLP 124B. Andiamo a fare l'unboxing perché poi la prova avverrà successivamente. Andiamo a scartare questo gioiellino. La scarto con voi, eh? Quindi appena arrivata la scartiamo insieme. Vediamo. La giriamo, eccola qui. Wow! Allora, come potete vedere, la chitarra è già all'interno della sua custodia, quindi arriva con la custodia ed abbiamo subito qui il jack jack di media fattura, devo dire, la tracolla Donner, la borsa con la chitarra. Adesso facciamo scivolare lo scatolone più avanti, vediamo, facciamolo scivolare più avanti, le mettiamo dentro, attenzione, sentirete, eccoci qua. Questa è la borsa con la chitarra, andiamo ad aprirla per vedere cosa troviamo al suo interno. Wow, che spettacolo! Guardate con che cura e minuziosità viene incartata e imballata, anche spedita, perché la spedizione dopo 3-4 giorni è stata spedita. Questa è la chitarra, la sbagliamo insieme, vediamo, facciamo proprio l'unboxing originale della prima Donner, chitarra elettrica entry level. A chi è destinata questa chitarra? Ma ovviamente a tutte le persone che iniziano, che si vogliono approcciare a questo fantastico strumento senza svenarsi, quindi senza spendere un botto, diciamo così. Adesso vediamo, che andiamo a tirar fuori la chitarra vera e propria. Guardate quanto è bella e com'è rifinita, adesso ve la faccio vedere, non so se c'è proprio lo specchio, guardate che specchia, colore lucido, spalla mancante, potenziometri di qualità perché fanno forza quando li giro, la levetta un po' più leggerina, andiamo invece a togliere la carta, eccola qui, due humbucker. Questo è come si presenta la chitarra, ve la faccio vedere, molto 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 bella. Il prezzo lo sveliamo nella recensione. Ricordo a tutti che io non sono un chitarrista, ma strimpello la chitarra e quindi mi accompagno quando canto, e questa è una chitarra secondo me molto molto bella, soprattutto per chi non ha esigenze chissà di che tipo. Il peso è un peso giusto, non pesa né troppo né troppo poco, anche il discorso delle meccaniche trovo abbastanza interessante, però per questo vi rimando alla recensione di questa chitarra per capire come suona. Vi farò ascoltare anche qualcosa dalle mie dita. Detto questo, ragazzi, un abbraccio e ci vediamo alla recensione della prima chitarra elettrica Donner per questa grande e fantastica collaborazione. Amici, detto questo, pollice in su, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e attendiamo grandi novità. Grazie Donner, a prestissimo. Ciao!